È morto un uomo che aveva indossato per sole 2 stagioni la maglia rosa-nero, ma quei colori gli erano rimasti addosso per sempre. Vito Chimenti, morto ieri all'età di 69 anni, è un eterno simbolo del calcio a Palermo, per la bicicletta, per i 29 gol e per l'amore che manifestava per la città. Ogni volta che parlava di Palermo si commuoveva, la sua voce diventava incerta, gli occhi lucidi. Fu per questo che nell'estate del 2019 Dario Mirri lo chiamò al Barbera. Era come simbolo della storia rosanero che ricominciava un nuovo capitolo dopo il fallimento e la radiazione. Lui andò sotto la curva nord, gonfio di orgoglio ed emozione. Dell'avventura rosanero dal 77 al 79 si ricordano tanti gol e tante acrobazie, la rete nella finale di Coppa Italia persa a Napoli contro la Juventus. La sua bicicletta è storia del calcio, non solo palermitano, e finì anche in un film storico, Fuga per la vittoria. Ardiles si ispirò proprio a Vito Gol e portò in giro per il mondo il gesto di un funambolo che era amato a Palermo e che amava follemente Palermo. La sua vita è finita ieri, ma la leggenda di Vito Gol non finirà mai. Palla lunga su quella fascia là, proprio su quella bandierina lì. Puntai i cartellani, li feci la bicicletta, palla nel setto dall'altra parte. Successe il fine mondo. E qua ha detto. Qua disse. Questa è una bella cosa. Ho guzzato la gente di Palermo. Come così fu?